accaduto 2 anni fa, ad agosto 2018, con 43 vittime sul ponte Morandi. E sappiamo che oggi il governo è in trattativa con Autostrade per l'Italia per capire se revocare o non revocare la concessione. Per noi non ci sono dubbi. L'autorità, l'ANAC, ha già presentato un fascicolo al Parlamento in cui specifica che negli anni è mancata manutenzione per il ponte Morandi, che specifica che in questi anni la privatizzazione e la concessione ad Autostrade ha significato profitto per la società, per la famiglia Benetton, a scapito dell'interesse, della salute, dei cittadini, della società, con le ripercussioni che sappiamo tutti che sono avvenute 2 anni fa, ma non ci dice nessuno che non possono riaccadere. ANAC ci dice anche che la società non è stata trasparente nel fornire disponibilità per i controlli, e questo non ci sorprende, perché sappiamo come queste società abbiano in modo parassitario utilizzato un bene pubblico per i propri profitti e non intendono in nessun modo dare garanzia di trasparenza, di sicurezza. Questa non è solo una mera marcia. Chiedere oggi la revoca di Autostrade e l'immediata nazionalizzazione è una cosa doverosa, è un atto che dobbiamo richiedere per andare in controtendenza a un modello privatizzato, esternalizzato, che negli anni, dagli anni 90, ha smantellato l'IRI, ha smantellato ogni possibilità di pianificazione, di programmazione, di controllo pubblico sulle nostre infrastrutture strategiche, e oggi paghiamo con le vite, con i morti, con anche il rialzo del prezzo di Autostrade che è sempre più alto. E noi vogliamo dire basta, ed è per questo che oggi noi siamo qua davanti, per dire che non siamo dalla parte del governo che continua a fare finta di stare dalla parte della gente dicendo che valuterà la revoca di Autostrade, quando in realtà continua una contrattazione indegna in cui sicuramente ci sarà una mediazione al ribasso, in cui sicuramente si confermerà i profitti a una società privata a scapito di un bene pubblico. Ed oggi quindi noi siamo qua per dire che non ci stiamo con il rilancio che il governo propone per questo paese. Lo abbiamo visto col decreto rilancio, in cui continuano a venire elargiti fondi alle imprese per socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Lo sappiamo come nel decreto rilancio si sia rinnovata la concessione all'aeroporto di Roma, sempre della società Atlantia. Lo sappiamo come si continui a dare fondi ai privati a scapito dell'interesse collettivo e del benessere pubblico. Se il coronavirus ci ha insegnato qualcosa è che sicuramente questo modello è fallimentare, questo modello non garantisce la salute, non garantisce i diritti e continua a speculare sulle vite di tutti e sul benessere di tutti. Oggi dobbiamo dire che dobbiamo cambiare modello, dobbiamo andare in controtendenza, dobbiamo parlare di ripubblicizzazione di tutti i servizi, di nazionalizzazione dei settori strategici, dobbiamo dire che non accetteremo più concessioni private alle autostrade, vogliamo il controllo, la gestione del pubblico su tutte le nostre infrastrutture. Non possiamo neanche accettare nel decreto semplificazione una deregolamentazione sulla parte ambientale e sulla normativa, perché sappiamo che bisogna rispettare quelle che sono le esigenze dei territori e la tutela dell'ambiente. Da qui ripartiamo, perché è importante oggi costruire un'opposizione in questo paese, perché in questo paese non esiste un'opposizione, fanno tutti la solita politica, continuano solamente a fare l'interesse delle imprese, non c'è più nessuno che rappresenta la gente. Dobbiamo dirlo oggi! E ripartiamo quindi da questo presidio, che è simbolico, ma è certamente un punto di partenza. Continuiamo a denunciare in tutti i territori lo scempio ambientale, continuiamo a denunciare lo scempio della privatizzazione e dello smantellamento della sanità pubblica, e continuiamo anche oggi a dire e ribadire che dobbiamo nazionalizzare come l'ILVA, riconversione ambientale, parlare di ambiente, parlare di futuro, parlare di diritti di tutti e di benessere per la collettività. Grazie.
È passato più di quasi un anno da quando a Genova il ponte Morandi è crollato, portando con sé quasi 50 morti. Sono quasi un anno da quando l'organizzazione Benetton, l'azienda di Benetton, la famiglia Benetton si è macchiata di queste 45 morti. E oggi siamo qui perché Autostrade per l'Italia non ha ancora revocato a Benetton la direzione di queste strade Autostrade per l'Italia nella zona di Genova. Perché a Genova ancora Autostrade per l'Italia, come in tutta Italia, è in mano ai privati. Una cosa, un fenomeno che vediamo anche nelle scuole con l'alternanza scuola-lavoro, quando mandano studenti ogni giorno a lavorare nelle scuole, a lavorare nei privati, quando continuano a farci credere che portare il privato nel pubblico e che il non nazionalizzare sia giusto e sia in linea che sia giusto appunto per il popolo, quando sappiamo benissimo che privatizzare è da sempre un mezzo del padrone per sottomettere, e quando sappiamo che la storia purtroppo, e in questo caso purtroppo la scrivono i vincenti, e in questo caso i vincenti non siamo noi, i vincenti sono quelli che riescono a sopperire alle proprie sfortune attraverso il denaro, attraverso il capitale, quelli che riescono attraverso il denaro. Sì, io sono dell'Assemblea Genovese di Potere al Popolo, e a Genova è molto facile capire cosa significa gestione privata di un bene che dovrebbe essere pubblico. Oggi la Liguria è ferma, a Genova per arrivare al lavoro ci vuole un'ora di coda nel traffico, quindi questo mette a rischio anche la salute della cittadinanza per l'inquinamento, perché bisogna partire 3 ore prima per andare al lavoro, perché a volte non si arriva nemmeno al lavoro. Quindi ecco, passano poche parole semplici rispetto alla questione di autostrade. Autostrade, la revoca la concessione delle autostrade va revocata ad ASPI, e la gestione delle autostrade deve essere pubblica. E questo perché ovviamente non possiamo nemmeno dimenticare i 43 morti del ponte. Il ponte è stato ricostruito, ma questo non significa che il problema è risolto. Perché le responsabilità sono ben chiare e non sono state ancora, diciamo, vendicate, nel senso non si può dimenticare la morte delle 43 persone lasciando la gestione dello stesso ponte a chi è stato responsabile del suo crollo, a chi ancora oggi è responsabile della mancanza di sicurezza sulle strade che tutti i cittadini e le cittadine utilizzano ogni giorno per andare al lavoro, per spostarsi. Grazie. Allora, questa mattina siamo sotto la sede di Autostrade per l'Italia. Il motivo è scritto su quello striscione, è scritto nelle notizie di questi giorni, e cioè che nel nuovo decreto in discussione sulle grandi opere, la concessione per le autostrade è stata riconfermata, pare per 25 anni, è scritto sulla carta, poi bisognerà vedere, di nuovo alla società privata concessionaria Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton, come se non fosse accaduto nulla. E non mi riferisco solo al crollo del ponte Morandi, a quei 43 morti, a quell'incubo che si è materializzato, perché penso che chiunque sia qui, chi sta manifestando, gli agenti eccetera, che sono passati su quei viadotti a Genova nel corso della loro vita, quante volte guardandoli sotto hanno pensato: ma questa cosa viene giù, ma no, l'incubo. Quella mattina d'agosto, quando l'incubo si è materializzato, abbiamo capito tutti la gravità di quello che era successo. Non sono le buche delle strade di Roma, no? È un viadotto dove passano migliaia di tir, migliaia di macchine, che collega un porto industriale alle zone industriali, porto di Genova, un porto strategico, no, per quella zona, ed è venuto giù un viadotto.
ed è venuto giù perché tutte le inchieste che sono state fatte hanno detto che quel ponte problemi ne aveva, si è scelto di non intervenire con la stessa logica, badate bene, che abbiamo visto nei mesi scorsi durante lockdown, e cioè non bisognava fermarsi perché altrimenti l'economia, no? Il PIL, la produzione, eccetera. Cioè in quel caso non si poteva fermare il ponte per fare la manutenzione necessaria che è venuta fuori dalle relazioni e dalle indagini, perché si sarebbe fermato, no? Il traffico commerciale tra Genova e le aree industriali. Qualche mese fa, qualche settimana fa ci dicevano che non bisognava chiudere le fabbriche perché altrimenti, no, si sarebbe fermata la produzione. E chi è che ha insistito per mandare la gente a lavorare durante la quarantena? E abbiamo visto i risultati, quanta gente sul lavoro si è contagiata e morta. Negli ospedali, non solo negli ospedali, nei magazzini della logistica, nelle fabbriche, erano sempre la stessa genia del Benetton, cioè industriali, imprenditori che noi abbiamo cominciato a chiamare in un modo diverso, perché questi non sono imprenditori, questi sono prenditori, perché ormai non rischiano più niente di loro, perché come c'è un problema arrivano i soldi pubblici. Le autostrade le ha costruite lo Stato con i soldi pubblici. E quando sono state costruite, qui c'è l'avvocato Corsetti che ne sa più di me, la convenzione prevedeva che una volta che i costi dei pedaggi avrebbero coperto le spese di costruzione delle autostrade, sarebbero dovute diventare gratuite perché erano autostrade pubbliche. Questa era la convenzione originale quando è stata costruita l'autostrada del Sole, la Roma-L'Aquila, tutto, tutto. Quando si è andata a scadenza di quella cosa, non c'è stato il rispetto del patto che era stato stilato tra lo Stato e la società e i cittadini, ma c'è stata la concessione in mano ai privati delle autostrade e quindi dei loro pedaggi. Per cui rischiando nulla, spendendo poco o nulla, per quel pezzo d'autostrada a Genova, Atlantia, Benetton, prevedeva 32.000 euro di manutenzione all'anno. Con 32.000 euro c'è vernici tondini, si capiva che la manutenzione non doveva essere un costo per la gestione delle autostrade, bisognava solo portare a casa i pedaggi al quale siamo obbligati, no? Qui abbiamo l'autostrada che è una gioielleria a Roma, L'Aquila, Pescara. Un chilometro di autostrada costa quasi il doppio dell'autostrada del Sole. Perché? Chi l'ha fatta le tariffe dei pedaggi? L'ha fatta il Toto, che è un altro prenditore privato, che decide che se vuoi andare in Abruzzo devi spendere di più che se devi andare a Napoli in Ciociaria o via dicendo. Allora questo è chiaro che è un sistema malato. La questione dell'emergenza coronavirus ha dimostrato che continuare ad affidare pezzi importanti dell'economia e della vita sociale di questo paese ai prenditori privati, prenditori, acchiappano e basta. E poi quando non c'è difficoltà, se bussa la porta al ministero e arrivano i soldi pubblici, beh, sta storia deve finire. Per cui questa storia delle autostrade è la, come dire, il precedente, la continuità di quello che abbiamo visto durante l'emergenza Covid. Allora oggi abbiamo fatto bene a stare qua sotto, a dare il segnale, dice guardate che vi stiamo col fiato sul collo. Non vi pensate che se c'è un governo che chiamiamo disattento ai dettagli e la revoca delle concessioni è una cosa, invece è un segnale importante che va mandato. Va mandato dicendo non solo voi prenditori privati, se non fate le cose che siete obbligati a fare, vi togliamo la concessione, ma deve sostenere anche che lo Stato recupera settori strategici dell'economia di questo paese, perché i prenditori privati hanno dimostrato di non essere né in grado né di volerlo fare
e quando le cose vanno male diventano il problema e non la soluzione. Quindi autostrade significa questo. Solo una cosa voglio aggiungere, chiudo, che oggi siamo qui davanti a Autostrade, mercoledì saremo invece al Ministero delle Infrastrutture, quindi in quel caso il confronto, la discussione e la contestazione si sposta verso l'autorità politica, verso il governo, come è giusto che sia, perché dentro quel decreto ci sono troppi dettagli che gridano vendetta, e uno di questi è per esempio un'altra autostrada a pagamento in mano ai privati che dovrebbe collegare Roma e Latina. Guardate che i comitati che dicono che quell'autostrada è devastante, è una truffa, hanno dimostrato nero su bianco che facendo alcuni interventi di messa in sicurezza sulla statale che già c'è, che è la Pontina, anzi la provinciale, non solo si risparmia, ma soprattutto la viabilità resta nelle mani dei cittadini e del pubblico. Che bisogno c'è di fare un'autostrada tra Roma e Latina quando già c'hai una grande strada che va messa in sicurezza perché avvengono troppi incidenti, e soprattutto perché devi fare un'opera pubblica, la dai ai privati che mettono il pedaggio, loro ci guadagnano e la collettività si attacca sistematicamente al tram e deve solo pagare il pedaggio. Questi sono, come dire, dei cancri, delle malattie che dopo quello che abbiamo visto in queste settimane di emergenza sanitaria, per non parlare della sanità eccetera, dobbiamo cominciare a gridare e a farci sentire, perché ne abbiamo viste fin troppe, e quello che è successo, inclusi quei 43 morti, ma io dico pure i 26-27 mila morti del coronavirus, ci hanno bisogno di verità e di giustizia. E potere al popolo sarà il loro incubo, perché sul piano della verità e della giustizia non gli toglierà mai il fiato dal collo. Grazie. Dunque, ci sono molti paesi che hanno delle calamità naturali, c'è qualche paese che soffre di tsunami, chi ha inondazioni continue, chi ha terremoti continui. Noi abbiamo una calamità non naturale ma permanente che si chiama centro-sinistra, che continua a chiamarsi centro-sinistra anche quando è diventato palesemente destra. E il centro-sinistra ci regala queste cosucce. Ci regala la privatizzazione di ANAS, ci regala la revoca della concessione, la donazione della concessione alla società Autostrade anche in presenza di un grave disastro come quello del Ponte di Genova, che è stato sicuramente l'apice di una gestione predatoria rispetto ad una struttura essenziale che poteva garantire alla nazione la mobilità. Noi dobbiamo combattere su più fronti. Il primo e importante è quello della verità, è quello di dire come stanno esattamente le cose, e cioè che abbiamo una classe politica asservita al potere lobbistico che toglie a noi diritti, che ci toglie infrastrutture per privatizzarle e per darle nella assoluta gestione dei privati senza nessun controllo, e che sicuramente ha delle gravi, gravi responsabilità che sta a noi di svelare. Poi abbiamo anche la necessità di organizzarci come forza politica per non lasciare queste cose soltanto alla narrazione tossica di una stampa, anche quella asservita. Fortunatamente oggi siamo qui a dire il contrario, a dire che effettivamente Società Autostrade è una società che ha degli approcci criminali nei confronti del nostro diritto alla salute e del nostro diritto alla mobilità, e dunque questo approccio criminale noi siamo qui per denunciarlo politicamente, ma non credo che ci fermeremo soltanto a questo. Quindi non si dovranno soltanto beare del fatto che oggi abbiamo fatto un piccolo presidio e forse ce la siamo cavata qui. No, oggi è l'inizio di una battaglia contro la società Autostrade e contro il governo che ha
intenzione di continuare a cedere nostri diritti in cambio di che cosa? In cambio di che cosa? Come se non sapessero che sono intercambiabili, perché le società che si comportano in questo modo possono cambiare casacche ai loro politici come meglio vogliono, quindi non stessero neanche loro tanto tranquilli, perché nel momento in cui non serviranno più e non saranno riusciti a dare una definizione politica al loro ruolo di difensori delle strutture, di difensori dei diritti, saranno cambiati, ma noi saremo pronti a dare un'alternativa politica a quella che deve essere la società Autostrade. La società Autostrade deve essere pubblica, nazionalizzata, non soltanto nella proprietà, ma anche e soprattutto nella gestione, perché deve essere una gestione rispettosa del territorio, rispettosa dei diritti, rispettosa delle vite umane, delle quali questi signori se ne sono strafregati, e è per questo che continueremo a definirli criminali. Ora Paolo Di Noi Restiamo. Buongiorno a tutti, siamo oggi qui come Noi Restiamo perché 2 anni fa sono state uccise 43 persone, sono state uccise perché vittime di quelle logiche, no? Della massimalizzazione del profitto, del fatto che non c'è mai bisogno che si spenda, si faccia attenzione, si facciano le manutenzioni sulle autostrade, che si presti attenzione per i settori pubblici, ma va benissimo secondo loro svendere totalmente questi che sono diritti fondamentali per ogni cittadino ai privati, sempre nelle logiche, no, del profitto, del pagare di meno, guadagnare di più. Ebbene, in questi giorni quelle 43 vittime sono state uccise un'altra volta, perché è stato deciso, come sappiamo tutti qua, di concedere di nuovo per 25 anni ancora, si prospetta alla famiglia Benetton la concessione di autostrade, e questa è una cosa che non possiamo accettare, non possiamo tollerare per nulla. La soluzione a quella che è stato questa tragedia, la soluzione perché non accadano mai più tragedie del genere, è una parola sola: è nazionalizzazione, perché non possiamo più tollerare una società in cui si pensi soltanto ai profitti dei privati, in cui le persone possono morire tranquillamente di fame, possono morire perché un ponte crolla, possono morire perché perdono il lavoro. Non è accettabile, e questo lo ribadiremo fino alla vittoria. Grazie. Roma. E allora, buongiorno a tutti e tutte. Più che tornare su quelli che sono stati, diciamo, i vari argomenti prima espressi sul, diciamo, l'inadeguatezza di riassegnare ai Benetton la gestione delle autostrade per l'Italia, questa mattina mi veniva un po' in mente una questione molto semplice di quello che vuol dire oggi vivere in Italia, se si è un lavoratore, una lavoratrice, se si è un precario. Cioè, io ricordo qui ancora benissimo, durante i mesi del lockdown, diciamo il periodo più complicato di quella che è stata, diciamo, la pandemia, il blocco quindi anche del lavoro per tutti i lavoratori in nero e tutto, ricordo quando, diciamo, è stata aperta la misura dei buoni spesa qui a Roma, tutte le varie domande che si facevano a un lavoratore o una lavoratrice per ricevere quei famosi 500 euro per fare la spesa. Praticamente, per prendere 500 euro per fare la spesa, ti facevano una disamina completa su quello che è la tua vita lavorativa, sulle misure di sostegni pubblici al reddito che si prendono, e su tutti, diciamo, i parametri ISE e vari, diciamo, parametri socio-economici per capire qual era la situazione. Lo dico perché fondamentalmente questo dà molto l'idea del paese in cui viviamo. Cioè, da una parte si elargiscono somme ingenti, gigantesche, di fondi pubblici a imprenditori come Benetton, che sono, diciamo, responsabili di una strage che ha provocato 43 morti, e poi allo stesso tempo, quando si tratta di cacciare 500 euro per una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese, allora lo Stato italiano tira fuori, diciamo, il maracanà, come si dice a Roma. Cioè, questo dà un po' l'idea, no, del paese in cui viviamo, il terrore a cui ci hanno, diciamo, costretto con un regime fiscale che praticamente è pesantissimo per i lavoratori e per le lavoratrici e per le piccole partite IVA, e allo stesso tempo uno Stato che invece favorisce
l'agire anche criminale delle grandi multinazionali. D'altronde, quando siamo andati a criticare gli stati generali, dicevamo proprio questo, che quel disegno di società altro non è che un disegno di società in cui al centro ci sono le multinazionali che fanno da baricentro di tutta la ricostruzione, tra virgolette, del paese. E lo vediamo anche con quel decreto rilancio che punta ancora una volta a sbloccare opere che vengono considerate strategiche, ma che in realtà altro non sono in maggior parte una devastazione del territorio, e che di strategico c'è solamente, diciamo, garantire i profitti delle grandi multinazionali. Quindi noi dobbiamo essere anche molto, molto semplici, chiedere, diciamo, come diceva Sergio, anche all'autorità politica, com'è possibile che in Italia arrivano prima i 6 miliardi a FCA che i 500 euro per una famiglia che non riesce a riempire il frigorifero. E non è questione di andare a vedere quanto lavora un dipendente del comune di Roma o del comune di un altro comune italiano, il problema è l'impostazione che si ha, e su questo ovviamente ha una grandissima responsabilità quello che diceva prima Carla, il centro-sinistra. Cioè, io ricordo ancora Zingaretti, quando è stato eletto presidente, quando è stato eletto segretario del Partito Democratico, andare praticamente nelle varie kermesse, nei vari appuntamenti del Partito Democratico e scusarsi dicendo: ci siamo dimenticati la questione sociale. Il problema è che la questione sociale non si può dimenticare, non è come un mazzo di chiavi che esci di casa e te lo scordi a casa. La questione sociale o la vivi, e quindi sai, la vivi tutti i giorni sulla tua pelle, oppure altrimenti non te la puoi dimenticare. Quindi effettivamente il problema è che chi governa questo paese fa parte di un pezzo di società che non è il nostro pezzo di società, e non è il pezzo di società del popolo, della maggioranza, è un pezzo di società che vive lontano dai problemi quotidiani e che ormai ha sviluppato una complicità, una connivenza con quel pezzo di potere economico come i Benetton, che non solamente è responsabile di una strage dei 43 morti di Genova, ma non ce lo scordiamo, compagni, i Benetton sono quella famiglia che in America Latina ha praticamente devastato il popolo dei Mapuche. Cioè, questa è una cosa, è una storia che noi dobbiamo sempre ricordare. C'è una piccola storia che secondo me racconta bene chi sono i Benetton. C'è un territorio Mapuche che è importantissimo per la loro comunità, per la loro cosmologia, per la loro cultura, e proprio in quel posto, in quel terreno, la famiglia Benetton ha pensato bene di costruire una casa, una tenuta più che una casa, una grande tenuta con una villa all'interno, e ha dedicato questa villa alla madre di Luciano Benetton. Quindi praticamente quando poi si è creato il conflitto, si è creato, diciamo, la discussione su questo pezzo di terreno che i rappresentanti della comunità Mapuche dicevano essere molto importante per il proprio popolo, i Benetton hanno risposto che quella casa ha un grande valore affettivo e sentimentale per chi è dedicata alla madre. Cioè, quindi stiamo parlando di persone che sono anche, diciamo, fuori dai confini italiani, si sono macchiate di atti di questo tipo, atti comunque completamente incivili, completamente non, che non ci fanno onore sicuramente fuori dai confini italiani. Quindi stiamo parlando, quando parliamo di revocare la gestione dell'autostrada a Benetton, stiamo parlando di revocare un pezzo importante del nostro paese, che è quello delle autostrade, a una famiglia di imprenditori, perché poi il potere economico tende di più ad accentrarsi in questo paese, negli ultimi anni si è visto con più forza questo problema, che non solo non ha gestito bene le autostrade in Italia, ma che anche in giro per il mondo ci dovrebbe far vergognare. Quindi questo è un presidio che parla anche, diciamo, a quei popoli lontani che si sono visti, diciamo, calpestare i propri diritti da quella stessa famiglia, la famiglia dei Benetton. E la privatizzazione è ovviamente un tema centrale che noi dobbiamo affrontare, un tema centrale che viviamo sulla questione autostrade, ma viviamo anche nelle nostre città. Qui a Roma, chi abita a Roma sa benissimo che la speculazione immobiliare, lo strapotere dei privati non è che, diciamo, è stato determinante nella costruzione della città, l'ha proprio gestita questa città. Tant'è che oggi noi lavoratori e lavoratrici che siamo a Roma siamo sempre più spinti ad andare fuori dal grande raccordo anulare, perché oggi la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici che vive a Roma vive fuori dal grande raccordo anulare. Questa è una cosa che non si dice. Quando si fanno i dibattiti tra il Partito Democratico e le grandi forze politiche, molte volte poi si parla di periferie, ma non si sa
che ormai la maggior parte dei romani vive fuori dal grande raccordo anulare. E chi ha costruito il grande raccordo anulare nel dopoguerra? Un signore che si chiamava Gra, e quindi ha pensato bene, poi attraverso l'acronimo, di lasciare il suo nome impresso alla città chiamandolo Gra. Quindi questa è una città che è stata completamente devastata, sventrata da quelli che sono gli imprenditori privati e gli speculatori. E la privatizzazione è ovviamente un cancro che va fermato, a partire proprio da quei settori strategici, come appunto ovviamente la mobilità in tutti i suoi aspetti, dalle autostrade, quindi anche la rete ferroviaria, ma anche il trasporto urbano e tutte le varie sfaccettature. Quindi sono d'accordo con Carla, quello che ha detto prima, che questo è un primo passaggio, un appuntamento, e poi Potere al Popolo dovrà continuare ad attenzionare, a seguire queste vertenze, questo grande tema, più che una vertenza, questo tema strategico, per portare ovviamente quella che è la voce degli abitanti, dei lavoratori e delle lavoratrici, che molto spesso, purtroppo, anzi quasi sempre, viene cancellata da quello che è il dibattito pubblico in Italia. Buongiorno a tutti, io sono Giacomo di Coniale Rivolta, un collettivo di economisti che da qualche anno cerca di costruire un'analisi diversa da quella che ci viene propinata dai giornali e che viene, diciamo, accolta e rilanciata dai principali partiti politici italiani. E oggi siamo qua per portare un saluto a questa manifestazione, ringraziamo gli organizzatori di Potere al Popolo e portiamo solidarietà anche ai familiari delle vittime del ponte Morandi di Genova, 2 anni dalla strage. E quello che vogliamo tentare di fare noi oggi è portare qualche dato, qualche riflessione che permetta di rispondere a tutte le obiezioni che vengono fatte all'unica soluzione che pare plausibile, all'unica alternativa di una gestione privatistica al limite del criminale che è stata portata avanti in questi ultimi anni. E per fare questo cercheremo di portare qualche dato, cercheremo di trasformare quella rabbia che ci accomuna in delle argomentazioni solide, sobrie, coerenti, per rispondere a tutti questi che ci dicono che non si può fare, che sorgerebbe una diatriba a livello giuridico miliardaria, eccetera. E partiamo dall'inizio. Autostrade nasce negli anni 50 sotto la gestione dell'IRI per mano pubblica, e la costruzione di autostrade avviene negli anni 60 e 70. Quello che succede alla fine degli anni 90 con la privatizzazione del 99 è un po', arriva negli anni che chiudono il cerchio delle grandi privatizzazioni, che mettono le mani nel patrimonio delle imprese pubbliche con una svendita che ha svuotato le risorse collettive, che ha svuotato le casse dello Stato e che ha danneggiato tutta la collettività. Autostrade per l'Italia sarà la terza privatizzazione in ordine di grandezza, con 13.800 miliardi di lire che entrano nelle casse dello Stato, ma a ben vedere, se si guarda nel lungo periodo, ci abbiamo perso tutto. Nel 99, quando avviene la privatizzazione, la società Schema 28 SPA riconduce